Sei sicuro di voler andare? Sì, mamma, poi ne abbiamo già parlato. Dai, vieni qui. Dai, non fare questa faccia, tanto è solo per pochi giorni. Sì, lo so, ma conosci tuo padre, pensa solo al lavoro. E tu che farai tutto il tempo? Mamma, è tutto ok. A me piace vedere i posti che non conosco. Tuo padre si dedicherà solo alle sue faccende. Tu dovrai stare da solo, eh? O dietro ai suoi appuntamenti. No, non dovevo consentire a questo viaggio. Mamma, devo stare anche con papà oltre che con te, quindi tutto a posto. Bene. Però prometti che mi chiami, sì. Capito? Va bene. Allora, è pronto il mio campione? Sì, sono pronto. Allora, che giornate farai passare a Marco? Ci hai pensato, Paolo, sì? Dai, Cristina, sai che non posso fare programmi. Però baderò a lui, stai tranquilla. Sì, fra un appuntamento e l'altro. E andando avanti e dietro i tuoi impegni. Ma no, dai, starò anche con lui. Anche con lui? Vabbè, guarda, basta, non spreco più altre parole con te. Tanto è inutile. Lo so che farai quello che vuoi. Allora ti dico solo una cosa, Paolo. Stai attento a te e a come ti comporti. Allora, andiamo o no? Certo che andiamo. Dai, mamma, ti chiamo stasera. Sì, anch'io ti chiamerò spesso, lo sai. Va bene. Ciao tesoro. Allora, sei contento di venire a visitare i posti dove hanno trasferito tuo padre? Beh, sì. Come sai, a me piace vedere posti nuovi. Poi non so niente del Molise. Ah, vedrà, ti piacerà tantissimo. Ci sono dei posti bellissimi qui. Per esempio... Aspetta un attimo, scusa la telefonata. Pronto? Ah, salve ingegnere. Sì, 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 stia tranquillo, non si preoccupi. I progetti sono pronti. Ti riporto stasera. Ci vediamo stasera allora, eh. Sì, sì, a dopo allora. Che stavi dicendo, Pa? Niente. Aspetta un attimo, devo fare due telefonate. Tu gioca col telefono, dai. Buonasera. Sì, cercavo il dottore, sono... Allora, questo è il posto dove alloggia papà. Ti piace? Sì, molto. E andiamo, dai. Vedi se questa risponde. Marta, dimmi. Marta, dimmi, ma non lo vedi che siamo in ritardo e dobbiamo partire? Hai ragione, scusami, è giusto qualche minuto di ritardo. E mica il Molise scappa. Il Molise non scappa, ma sono io che scappo senza di te se non ti muovi. No, dai, arrivo. Ciao. Mai, questa ragazza non cambierà mai. Thank you.
andiamo a prepararci. Perché? Dove andiamo? A cena. Ti porto in un posto bellissimo. Corro subito a prepararmi. Buonasera, Marco. Ciao Paolo, tutto bene? Bene, come stai? Bene, grazie. Tu? Non c'è male, sempre qui, sempre bene. Tuo figlio è arrivato? È arrivato, è andato a cambiarsi. Lo porto a cena al Coriolis. Wow, bene. Sono convinto che gli piacerà tantissimo. Allora io prendo questo e anche le scarpe. Ma proprio adesso devi fare il regalo a tuo fratello, siamo appena arrivate. No, anche nei prossimi giorni. Però veniamo qui, eh? Eh sì, tranquilla, veniamo qui. Sono proprio felice, sai? Non vedevo l'ora di tornare. L'hai detto anche tu, il Molise non scappa. Però adesso diamoci una mossa perché abbiamo un programma da rispettare. Ah? Sì. Interessante, fammi vedere. Sì. Ah! Bello, sì, sì. Certo che è bello. Sì, sì, bello. Peccato che quest'anno decido io cosa fare. Sei matta? È inutile che mi guardi con quella faccia. Quest'anno decido io. Ah, a proposito, mi auguro che tu abbia qualcosa di elegante in valigia, perché siamo state invitate ad una cerimonia. Marta, siamo state invitate stasera, non domani. Su, muoviti.